andare a rompergli le scatole la sera dell'ultimo dell'anno con la troupe televisiva che aveva deciso di raccontare come vive l'ultimo dell'anno, un famoso scrittore. Lui ci aveva aperto le porte di casa sua. Un squallore allucinante, eravamo lì proprio, cioè, le porte di casa mia come le porte del, non so, del cesso, guarda. Era stata l'apertura del nostro telegiornale. Sì. Anche la chiusura in realtà. E quell'occasione Rolf mi aveva regalato questo libro bellissimo che è Nelle galassie oggi come oggi, che è un libro di poesia Sì, scritto con Aldo Nove e Tiziano Scarpa. è un libro molto strano. Vabbè, diciamo una parola su questo libro. È un libro basato su questa concezione. Abbiamo preso una cinquantina di canzoni famose, non italiane, straniere, e abbiamo come dato delle parole diverse a queste canzoni, no? Abbiamo immaginato delle poesie da recitare sopra queste canzoni. Tra l'altro, su questo palco, pensate, l'11 settembre del 2001, c'eravamo io e Scarpa, io e Tiziano Scarpa, a fare appunto questo spettacolo che si chiamava Covers. Perché erano come delle, sapete cosa sono le cover, no? Quando uno rifà una canzone famosa. Noi le avevamo rifatte in maniera poetica, le canzoni. Ed eravamo qui proprio giù l'11 settembre, mi ricordo, ci faceva un freddo becco e non c'era quasi nessuno, cioè c'era un centesimo delle persone che sono questa sera. E vi dico una cosa che è un orgoglio ed è una tristezza. Quel libro è uno dei libri italiani di poesia che hanno venduto più nel dopoguerra. Non guerra del Vietnam, la guerra quella del 45, avendo venduto 4.000 copie tonde, che cosa che per un libro di poesia è una follia, cioè equivale a vendere 4 milioni di copie di un romanzo, per capirci. Repubblica, mi ricordo, fece un articolo e lo mise appunto fra i 10 bestseller poetici usciti dal 45 ad oggi, incluse vecchie edizioni di poeti importanti, insomma, da Zanzotto, eccetera. E rimane un bel libro, tanto il contratto per quel libro Einaudi l'ho appena rinnovato. Quel libro fece talmente incazzare i poeti ufficiali, diciamo, perché erano arrivati questi tre stronzi che avevano avuto questa idea e l'idea era piaciuta così tanto al pubblico. Io capisco francamente la reazione. Che il libro venne ostracizzato in tutti i modi anche all'interno delle Einaudi, come ci raccontarono, e questo fa parte delle miserie, no? Di cui poi vi rendo nota e vi do resoconto ovviamente nell'esordiente, cioè quello che capita nelle case editrici. Capita anche che un libro che va benissimo venga bloccato da un famoso poeta che ora è morto, quindi il suo nome non lo faccio, la sua invece abominevole compagna purtroppo ancora viva. E questi qui sono andati dai dirigenti delle Einaudi, questo ce l'hanno riferito i dirigenti stessi, ci hanno detto: o voi smettete di fare ristampe di questo libro di questi tre imbecilli, oppure noi e tutti i nostri amici ce ne andiamo dalla collezione di poesie Einaudi e ce ne andiamo tutti in Mondadori, allo specchio Mondadori, che era l'altra grande collana, diciamo, di poesia, quella per cui pubblicava Alda Merini, per esempio, per capirci così. Queste sono le cose che possono capitare. Rimane per me, siccome la scrittura è un mestiere così solitario, quel libro è stato scritto a sei mani con due amici carissimi, rimane per me una delle esperienze più dolci, più belle, più proprio ubriacanti di tutto quello che ho fatto come scrittore.